Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni, ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete sui scritti, come potrete credere alle mie parole? Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Questo Vangelo di San Giovanni, tratto dal capitolo 5 di oggi, giovedì 26 marzo 2020, è sicuramente un Vangelo che offre tantissimi spunti di riflessione. È impossibile, credo, coglierli tutti in breve tempo, perché sono veramente densi, però è un testo che a me sembra può essere un ottimo esame di coscienza, un'ottima verifica del nostro cammino. Vediamo alcune espressioni di Gesù, perché ripeto, tutte sarebbe veramente impossibile. La prima è un discorso che Gesù fa ai Giudei. È un discorso fortemente vero, come tutti i discorsi di Gesù ovviamente, ma questo li mette proprio davanti a se stessi. Gesù ama mettere le persone davanti a se stesse, alle loro ipocrisie. Poi dipende dalle persone accettare o no questa possibilità, perché essere messi davanti a noi stessi, essere messi davanti a quello che siamo realmente, è un'occasione, non è un'umiliazione, è un'occasione. Vedere quello che siamo è un'occasione, e invece noi spesse volte la accogliamo come un'umiliazione, come se fosse un atto di cattiveria. È invece un'occasione, è una possibilità che ci viene data. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Giovanni Battista ha ampiamente dato testimonianza alla verità. Ecco l'agnello di Dio. No? Ecco l'agnello di Dio. Io vi dico queste cose perché siete salvati. Gesù perché ci dice le cose? Qual è la missione di Gesù, lo scopo di Gesù? È quello di salvarci. Da che cosa? E da chi? Dal peccato e dal demonio. Per questo Gesù muore in croce, per nient'altro. Per questo Gesù si è incarnato, per nient'altro. Egli è la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Certo, perché non è che abbiano sfruttato al massimo la presenza di San Giovanni, ma innanzitutto gli hanno tagliato la testa, quindi già questo dice molto. Primo. Secondo, quanti hanno sfruttato veramente l'occasione
chiamata Giovanni il Battista. Quanti si sono andati a far battezzare da Giovanni il Battista? Coloro che veramente hanno voluto cambiare vita. Gli altri no, certamente non gli scribi e non i farisei, perché loro non sentivano il bisogno di fare un battesimo di penitenza. Loro non avevano bisogno di penitenza per tante ragioni che sappiamo bene. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Vedete, Gesù dice: ma guardate quello che faccio. Se voi interiormente foste onesti, guardando quello che faccio, voi dovreste dire che non è normale. Non è normale risorgere il figlio morto di una donna vedova, non è normale ridare la vista a un cieco nato, non è ordinario sanare un lebbroso, 10 lebbrosi, non è normale ridare la parola a un muto e via di seguito. Non è normale sanare l'emorroissa, non è una cosa che capita a tutti. Guardate le opere, ma vedete, chi ha il cuore duro neanche davanti ai fatti retrocede, chi è convinto delle sue ragioni neanche davanti ai fatti cambia. Non c'è niente che diventa motivo di riflessione, perché è convinto di aver ragione. Quindi non, niente, neanche le opere, neanche Lazzaro che risorge, neanche Lazzaro che risorge. Anzi, addirittura la risurrezione di Lazzaro diventa motivo di maggior odio verso Gesù, per la paura che molti poi possano credere in lui per quest'opera incredibile che ha fatto. Tutto dal contrario. E forse, boh, sapete, pensavo, poi ieri mi hanno fatto leggere anche un bel articolo di un giornale, di un bravo giornalista, a me è piaciuto molto. E stamattina, a dire la verità, volevo, al posto di fare la meditazione sulla parola di Dio direttamente, avrei voluto proprio leggervi questo articolo del giornale, di un giornale, di un quotidiano, di questo giornalista che ha scritto delle robe veramente belle. E mi sembrava bello, no, fare una meditazione, poi ho lasciato perdere perché già mi immagino, già sento nelle orecchie tutti quelli che poi si alzano, no, col dito puntato, ecco, non ha più fatto la meditazione sul Vangelo, adesso si mette a fare sociologia, e allora lasciamo perdere. Restiamo sul Vangelo, così almeno anche queste anime rimangono un pochino, speriamo, più serene. E stavo dicendo, ecco, questo giornalista però fa un'osservazione molto bella, no? Nella parte finale lui dice: si spera, si auspica che la sofferenza che stiamo vivendo diventi occasione di essere persone migliori. E lui dice: ma forse non sarà così facile. Perché? Perché anche quando c'è stata la spagnola sono morte tante persone, ma siamo diventate persone migliori, siamo cambiati, c'è stata una conversione, c'è stato un essere persone diverse. Purtroppo no, non è stato così. E quindi quando l'ho letto ho detto: ma probabilmente ho sbagliato. Nei giorni scorsi ho sbagliato pensando di dire che tutto questo sofferenza, tutto questo dolore diventerà occasione di un miglioramento. In effetti è vero. Quante guerre ci sono state? Pensate alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, pensate alla bomba atomica, pensate alla spagnola, pensate alle guerre civili in Spagna, pensate a quante sofferenze, quanti milioni di morti.
pensate all'olocausto, alle persecuzioni naziste, comuniste, pensiamo a tutte queste tragedie. Siamo usciti uomini migliori, ma non lo so. Guardando come va e come è andato questo mondo, forse no. Forse non c'è stato questo ritorno in se stessi e a Dio, mi viene da pensare. Poi Gesù va avanti. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto. Considerate che Gesù sta parlando a quelli che erano ferventi praticanti, eh? Non sta parlando ai pubblicani e alle prostitute, sta parlando a gente che fervente e praticante, che conosceva benissimo la legge di Mosè, eh? Che andava alla sinagoga a pregare, non sta parlando a gente pagana, no? Sta parlando ai giudei. La sua parola non rimane in voi. Cioè noi possiamo ascoltare la parola di Dio, e quante volte l'abbiamo ascoltata e l'ascoltiamo, noi possiamo ascoltarla e questa parola non rimanere in noi. Cosa vuol dire non rimane in voi? Lo dice Gesù. Lo dice Gesù. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Come faccio a capire se la parola di Dio rimane in me? La parola di Dio rimane in me se sostituisce la mia parola. La parola di Dio rimane in me se sostituisce le mie idee con le sue idee, se plasma le mie idee, se le rifà, se le ristruttura, le purifica e le rende diverse. Io non so se quando noi leggiamo la parola di Dio, quando noi ascoltiamo tutte le messe e le letture, le cose, io non so se poi dopo quando usciamo noi abbiamo almeno un'idea cambiata, un'idea cambiata, magari radicalmente, un'idea che diciamo questa non fa più parte di me, è un'idea sbagliata. Non lo so, alle volte sembriamo stolti, come istupiditi, ascoltiamo, ma non c'è niente che ci faccia cambiare idea, niente, non esiste nulla, non esiste nulla che ci faccia cambiare idea. Noi andiamo avanti secondo i nostri protocolli, anche e soprattutto con Dio. Noi pensiamo che sia giusto pensarla così e andiamo avanti a pensarla così. Qualunque cosa leggiamo nella scrittura, qualunque cosa ci viene detta, noi continuiamo a dire no, se non è la mia idea, no, non l'accetto, ma neanche la considero. O appena la vedo subito la deformo secondo il mio uso e consumo, secondo i miei gusti, perché le mie idee sono sempre più facili da vivere che le idee di Dio, che la parola di Dio. La parola di Dio rimane in me se cambia la mia persona, allora rimane in me, non se me la ricordo, non se ce l'ho in testa, ma se mi cambia. Se cambia le mie abitudini, se mi fa passare da uno stato A a uno stato B, progressivamente, allora mi cambia. Guardate, c'è un aspetto della parola di Dio, a me sembra, poi non so, magari mi sbaglio, ma c'è un aspetto della parola di Dio che mi sembra quanto mai urgente e attuale. Cioè questo, la radicalità, la decisionalità, il bianco e il nero, sì e no, è un aspetto fondamentale in Gesù. Gesù è, potremmo dire, un interventista. Gesù non le lascia passare, Gesù è chiaro, non fa giri di parola, non si nasconde. E quando deve intervenire, Gesù interviene. Pensate al Tempio, con i cambiavalute.
Noi tutti avremmo detto: ma no, vabbè, ma non adesso, pensaci bene, bisogna trovare un altro modo, non esageriamo, stai attento, poi cosa succede? Poi non la capiscono. No, ma facciamo un'equipe, facciamo una commissione, se facciamo degli incontri, troviamo uno slogan, facciamo dei percorsi comunicativi. Che vuol dire alla fine non fare nulla, no? Vuol dire non fare nulla. Come dicevo mio professore di teologia, quando non volete fare qualcosa, create un'equipe, create una commissione. State tranquilli che non si farà mai niente. Io l'ascoltavo e dicevo: bah, mi sembra così strano, ero tanto giovane, dicevo, ma mi sembra così strano. Oh, ci aveva ragione. Nella mia vita ho visto che tutte le volte che ho visto creare una commissione, alla fine della fiera non si è combinato niente. Tutte le volte si fa un'equipe, parole, 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 ma stringe alla fine e dici: sì, ma dopo tutte queste parole cos'è che facciamo? Niente. Incredibile. Gesù non fa l'equipe, non fa le commissioni, non si mette a trovare i percorsi comunicativi. No, Gesù agisce. Hic et nunc. Gesù agisce qui e ora, subito. Quando c'è da agire, agisce. Quando c'è da parlare, parla e parla chiaro. E gli dice tutto sui denti. Andate a vedere i capitoli, questo 5, 6, 7, l'8 di San Giovanni, no? Quando avrà quello scontro furente, tremendo, proprio con quei giudei che avevano creduto in lui, che poi ovviamente se ne vanno, no? Dove alla fine di questo dialogo incredibile, che veramente ci sarebbe da fare una catechesi di 8 giorni su quel dialogo lì, alla fine Gesù sbotta dicendo: il vostro padre è il diavolo. Li conduce lui pian pianino, no? Ma loro resistono, continuano a resistere, non entrano nel discorso profondo di Gesù. E allora Gesù a un certo punto glielo spara sui denti. Il vostro padre è il diavolo, omicida fin dal principio e menzognero. È una parola terribile, pesantissima. Ma Gesù è così. Gesù è così. Gesù perché è bello? Perché è vero? Gesù perché è bello? Perché è schietto? Gesù perché è bello? Perché è tutto. Lui è lì tutto, è totalmente lì. Non è un pezzo qui, un pezzo là. Non ti prende in giro. Quando ti guarda negli occhi, tu sai di essere guardato da una persona vera, da una persona schietta, da una persona sincera, da una persona che quello che dice è, non fa, è. Innanzitutto è. Gesù è quello che dice. È per questo che è bello. La ragione della sua bellezza è proprio questa. Noi non siamo così. Noi non siamo così. A parte i santi, forse, cioè no, scusate, non forse, a parte i santi, forse, ecco, aggiungo questo forse, e forse alcuni di noi che vogliono seguire Gesù veramente, a parte queste persone, noi non siamo così. Infatti non credo a quello che mi ha mandato. Voi scrutate le scritture. Incredibile. Sembra che stia dicendo noi, eh. Voi scrutate le scritture. Noi scrutiamo le scritture, le studiamo. Se io penso ai miei studi, lì a fare le analisi filologiche dei termini, l'analisi dei sintagmi, e dal greco al latino, dal latino all'italiano, dall'ebraico al latino, e scava e 2 ore su una frase, su una parola, le radici e i temi e le cose, ore e ore e ore e ore su un versetto per fare un capitolo, un anno, va bene? Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Tutti noi lo pensiamo. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Noi scrutiamo le scritture, le indaghiamo fin nel profondo degli abissi, le guardiamo in tutte le loro possibilità, ma poi crediamo in Dio. Tutta questa scienza, tutte queste scuole della parola, tutte queste. Tutto questo studio esegetico, ma alla fine aumenta la nostra fede. Tutte queste cose qui aumentano la nostra fede. Ci fanno incontrare il volto di Dio, come dice Gesù.
ci fanno incontrare Dio? Cioè noi dopo aver fatto tutta questa parola, noi abbiamo incontrato il Signore, la nostra vita appunto è cambiata, abbiamo visto che questa parola di Dio, dalla prima parola dell'Antico Testamento fino all'ultima del Nuovo, è tutta una testimonianza di Gesù, quindi siamo cresciuti in Gesù, ma voi non volete venire a me per avere vita. Voi non volete venire a me per avere vita. Terribile questa cosa. Voi non volete venire, non voi non ce la fate, voi non ci riuscite, voi non siete in grado, voi siete deboli, voi siete fragili, quello che diciamo noi, voi non ce la fate, voi no, voi non volete. Voi non volete. Perché chi vuole va. Chi vuole fa. Quando noi vogliamo qualcosa la otteniamo sempre. Sempre, in un modo o nell'altro, prima o dopo noi arriviamo dove vogliamo arrivare. Voi non volete venire a me per avere la vita. Speriamo che il Signore quel giorno non ci dica: tu non hai voluto venire a me per avere vita. E come faccio a dirtelo? Guarda la tua vita, guarda i tuoi atti. Quante volte tu non hai voluto? Non hai voluto perché? Perché hai voluto scegliere altro. Tu non hai voluto venire a me perché hai voluto stare con altro e con altri. Tu non hai voluto venire a me. Non ce l'hai fatta, non ci sei riuscito, ma tu non hai voluto, non mi hai scelto. E se scegli me, non puoi scegliere altro e non puoi scegliere altri. Ma avete mai notato che i programmi della prima serata in televisione, quando ero piccolino io, cominciavano alle 20:30, ok? Adesso cominciano alle 21:30. Uno che ora va a letto la sera. Se un film inizia alle 21:30, ma quello prima di mezzanotte non va sotto le coperte. Minimo, non va sotto le coperte. Se poi trasmettono una roba per bambini, un bambino come fa a stare su fino a mezzanotte e mezza a vedere un film, le pubblicità e quant'altro, come si fa? Cioè quando iniziano i film di prima serata, uno dovrebbe essere già a letto o andare a letto in quell'orario lì, cioè alle 9:30. Poi sfido che non abbiamo il tempo di pregare, non abbiamo il tempo di stare col Signore, al mattino dormiamo invece che stare con Gesù, non riusciamo a svegliarci presto al mattino. Beh, ma certo, se io vado a letto a mezzanotte la una, come faccio al mattino a svegliarmi presto? Ma la frase qual è? Ma tanto domani dormiamo. Tanto domani non devo andare a scuola, tanto domani non devo andare a lavorare. Ma questo allora mi autorizza a prendere la mia vita e sbragarla? Questo mi autorizza a vivere all'insegna del disordine? È terribile questa cosa, terribile. Ecco perché dico, questo tempo di questa quaresima così particolare ci farà diventare migliori? Ci sta facendo diventare migliori? O non stiamo già mettendo le basi per diventare peggiori? Con questo disordine? Sono domande che vi butto lì, a voi e a me. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Cioè qui ci vuole il silenzio, perché veramente è una frase questa. Questo è un giudizio, Questo è un giudizio, questa è una sentenza. Punto. Voi non avete in voi l'amore di Dio. Fine. Uno dice, ma io andavo tutti i giorni alla sinagoga, ma io pregavo, ma io leggevo Mosè, ma io aprivo i rotoli, ma io meditavo la scrittura, ma io seguivo tutti i 600 rotti precetti della legge, ma io pagavo la decima della menta, della ruta e del rubino, facevo di tutto, ma... Vedete... avere in noi l'amore di Dio. Noi possiamo spendere una vita, tra virgolette, per Dio, senza Dio.
Voi direte, com'è possibile? È possibile. Purtroppo è possibile. Può succedere. E dobbiamo tanto supplicare il Signore che non accada questa cosa nella nostra vita. Non avete in voi l'amore di Dio. Amare Dio è altro dal fare per Dio. Dovrebbe essere la radice del fare, ma non è detto. Non è detto che sia alla radice del fare. E quindi capite. Mi ricordo, ordinato da poco sacerdote, fui invitato a confessare un sacerdote anziano, molto anziano, che era in procinto di morire. E quindi andai per fare questa confessione. Questo sacerdote, all'inizio della sua confessione, mi disse: io ho fatto tante opere di bene nella mia vita. E allora mi ha raccontato tutto quello che ha fatto, tutte le opere incredibili, bellissime, meravigliose che ha compiuto. Io lo ascoltavo con gli occhi sgranati, dicevo: mamma mia, che bella vita, quante cose belle che ha fatto. Ma ne aveva fatte veramente di bellissime, di bellissime. E mentre l'ascoltavo dicevo: ma questi non sono peccati, perché mi starà dicendo? E lui a un certo punto si fermò, dopo che me le ha raccontate tutte o quasi, si fermò e mi disse: padre, in tutta la mia vita, aveva circa 90 anni, ho fatto tutte queste cose, ma non ho mai fatto un atto di amor di Dio. Questo è il mio peccato. Non ho mai fatto un atto di amor di Dio. Poi diceva: com'è possibile? Ma con tutto questo che hai fatto? Ed era lucidissimo, eh? Questa era la sua sofferenza radicale. Mi diceva: tutte queste cose che ho fatto per me non hanno nessun valore, perché io non le ho fatte per amore di Dio. Chi le vede dall'esterno sembrano le opere di un santo, ma io non le ho fatte per amore di Dio. Io le ho fatte per altre ragioni, ma non per amore di Dio. E adesso che sono vicino alla morte me ne rendo veramente conto. Io non ho mai fatto nulla per amore di Dio. Mi lasciò veramente impressionato questo incontro, e fu un esame di coscienza per me terribile, perché dissi: ma ti rendi conto che tu puoi fare mille cose, no? Ricordate l'inno alla carità di San Paolo: se anche io dessi il mio corpo per essere bruciato ma non avessi la carità, nulla mi giova. Mai come in quel momento mi è diventata chiaro col passo della scrittura. Non avete in voi l'amore di Dio. Dobbiamo chiederci se abbiamo in noi l'amore di Dio. Se noi amiamo Dio, se lo amiamo veramente, e allora potremmo non fare nulla. Ma se spostassimo anche solo un sasso per amor di Dio, sarebbe di più che dare la vita per. Perché non c'è niente di più importante, di più grande che fare qualcosa, anche i punti del cucito, per amore di Dio. E com'è diverso dal nostro modo di impostarci. Noi ci sentiamo grandi tanto quanto abbiamo responsabilità e tanto quanto facciamo, ma davanti agli occhi di Dio non funziona così. Io non ricevo gloria dagli uomini, certo. Gesù della gloria degli uomini non interessa niente, mai interessato niente. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Capite? Noi, se non cerchiamo la gloria di Dio, non possiamo avere fede. Se noi cerchiamo la gloria, se noi riceviamo gloria uno dall'altro, se il nostro scopo è essere glorificati in modo mondano, ricevere apprezzamento dagli uomini, non da Dio, noi non crediamo in Dio. Questa è la verità.
Non abbiamo fede, non possiamo avere fede. La vera fede si fonda solo sulla gloria di Dio. Se il nostro scopo nella vita è cercare la gloria, darci gloria un l'altro, qui non c'è fede. Non c'è fede in Dio. C'è fede nell'uomo. Vuol dire che io cerco nell'uomo ciò che mi serve. Ma io non lo posso cercare nell'uomo, io lo devo cercare in Dio. Se tu cerchi la gloria in Dio, questo ti costringe a un grande rientro in te stesso, a un grande stile di silenzio, di meditazione, a una grande vita di penitenza, ma nel senso di rinuncia al futile, all'inutile, per concentrarsi totalmente sull'essenziale. Quindi ecco, dobbiamo veramente chiedere al Signore di essere concentrati su altro. Chiedere al Signore, con tutte le cose che abbiamo letto, ce ne sarebbero tantissime altre da dire, ma con tutte queste cose che abbiamo letto dobbiamo chiedere al Signore la grazia di non essere così, di non sentirci dire queste parole da Gesù. Sono parole verissime e durissime. E vi dicevo prima, no? Noi oggi abbiamo bisogno di questa chiarezza. Perché proprio a motivo di questa assenza di chiarezza, a tutti i livelli, di chiarezza di decisione e di prendere decisioni forti, uno sbaglia, e pazienza, sbaglia, però ha preso la decisione forte che gli sembrava opportuno prendere, per il bene di. Questo ripeto a tutti i livelli, Non pensiamo alla contingenza di questo momento, pensiamo proprio in generale, pensiamo ad ogni livello, in famiglia, nella società, nella politica, nella chiesa, nell'essere cristiano, nel lavoro, nello studio, ovunque, con noi stessi, ovunque. Se non impariamo questa radicalità, questa decisione, questa capacità decisionale forte, se non chiediamo al Signore la forza di essere sì, sì, no, no, con tutti i rischi ad essa connessi, noi non riusciremo ad avere in noi l'amore di Dio. E infatti noi poi lo diciamo, io non ci riesco ad amare il Signore, io mi affido alla sua misericordia, io spero, io credo, ma non è, no, non è vero, non è così, le cose non stanno così. È la mia coscienza che mi morde, non perché io non riesco, non perché sono debole, fragile, peccatore, ma la mia coscienza mi morde perché io non voglio, come dice Gesù, io non voglio. Chiamiamo le cose con loro nome. Vi auguro di cuore una santa giornata, preghiamo sempre per tutti coloro che sono in agonia, impariamo a pregare per gli agonizzanti, impariamo a pregare per gli agonizzanti, sempre, sempre. Dovevamo farlo prima, dobbiamo farlo oggi, dovremo farlo in futuro, tra 10 anni sempre, pregare per i moribondi, questa bellissima pratica di pregare per i moribondi, pregare per gli agonizzanti, per coloro che stanno per rendere la loro vita nelle mani di Dio. Ecco, di cuore su tutti chiedo la benedizione del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.